Buongiorno a tutti, do a tutti voi il benvenuto in questa giornata Connessioni visive, dialogo del contemporaneo, una giornata organizzata dalla MACI, Organizzazione dei Musei d'Arte Contemporanea, a cui l'Associazione Artea, di cui io sono oggi portavoce, ha aderito e continuerà ad aderire a tutte questi eventi che promuovono l'arte in tutte le sue forme. Oggi è una giornata dedicata quindi all'arte, all'arte immersa nella cultura del mondo contemporaneo, un'arte che va ad incontrare le innovazioni e tutto ciò che il mondo moderno offre in campo artistico e culturale. L'arte infatti è un veicolo molto potente, soprattutto per le nuove generazioni. Infatti il nostro obiettivo è quello proprio di ispirare i giovani e le nuove generazioni, di avvicinarle sempre di più all'arte, alla bellezza e alla cultura. Oggi non sarà solo un'esposizione di opere, ma bensì sarà un dialogo aperto tra gli artisti e gli osservatori, tra gli esperti e i meno esperti, i più giovani e i meno giovani che vogliono avvicinarsi all'arte e alla bellezza in tutte le sue forme. Sarà quindi un laboratorio di idee, un laboratorio di cultura, di bellezza e di tutto ciò che il mondo e la natura ha da offrire a noi. La MACI, quindi, abbiamo parlato della MACI, che è l'Associazione dei Musei d'Arte Contemporanea, e oggi andremo ad osservare tutto ciò che l'arte ha da offrire. Io faccio parte quindi dell'Associazione Artea, che è un'associazione che da anni si opera, diciamo, nel campo, in campo artistico, musicale e culturale. Da anni cerca di promuovere l'arte e la musica, soprattutto locale e tradizionale. Infatti l'associazione nasce in ambito musicale e per 30 anni è stata promotrice del Festival Nazionale dell'Organetto, promuovendo la cultura e la tradizione locale. Da pochi anni invece si sta impegnando nella promozione di eventi storici, culturali e la valorizzazione degli artisti, di tutti gli artisti che operano in vari campi, dalla cultura, dalla scrittura, la poesia, ma anche la scultura, la pittura, la musica. E anche oggi osserveremo anche il collezionismo che si avvicina molto a tutto ciò che è contemporaneo, a tutto ciò che fa parte di una cultura a noi recente, di una storia a noi molto recente. Oggi osserveremo anche ceramica, fotografia, pittura, scultura e tutto ciò che questi artisti oggi hanno l'onore, anzi noi abbiamo l'onore di osservare tutto ciò che loro hanno da offrire a noi. Oggi in questa giornata quindi abbiamo l'occasione di immergerci in questo mondo affascinante, un mondo che non è solo materiale, ma è molto, molto di più, perché è un mondo molto sensibile alla cultura, alla sensibilità e all'emotività della mente umana. Proseguiamo quindi con presentiamo anzi gli artisti che oggi andremo a conoscere. Quindi andiamo ad elencarli: abbiamo Cardillo Angelo, Colangelo Marianna, Colangelo Michela, Delia Giacomo, Di Biase Donato, Di Lucchio Antonello, Fusco Donato, Malvasi Salvatore, Martino Nino, Pallitto Giuseppe e Tucci Salvatore. Ora lascio la parola a Maria Luisa, che spiegherà un po' tutto ciò che abbiamo creato e abbiamo promosso in questo anno e negli anni passati. Grazie, scusate. Allora, buongiorno, io sono la portavoce del Comitato Festa Atella Santa Maria ad Nives di quest'anno, del 2024. Allora, siamo riusciti in pochissimo tempo ad organizzare, secondo noi, una bella festa, quindi abbiamo realizzato tante attività grazie a tantissime associazioni. Abbiamo cominciato con delle celebrazioni eucaristiche rionali, il nostro presidente Don Giuseppe Fano, proprio il nostro parroco, che ci ha aiutato tanto, ha collaborato tanto con noi e noi con loro.
La prima attività è stata proprio bellissima, una bellissima passeggiata in bicicletta nelle zone di Atella, proprio in tutta Atella, dove abbiamo riscoperto una chiesa bellissima, dimenticata, messa in un angolino, però siamo riusciti ad interessare anche i bambini. Abbiamo cercato di realizzare tante attività che potessero coinvolgere tutte le fasce d'età, quindi la passeggiata in bicicletta, il torneo di briscola grazie all'associazione dei pensionati, abbiamo fatto il gioco dei pacchi per coinvolgere tutte le fasce di età, torneo di calcetto grazie all'associazione scuola dilettanti, gonfiabili per bambini perché abbiamo voluto che anche loro si divertissero in nelle giornate di feste dedicate alla nostra Madonna. Poi abbiamo fatto un torneo di street soccer con la collaborazione sempre dell'associazione Ardea ed un gruppo di ragazzi atellani, serate di quiz, abbiamo anche dedicato una serata ai giovani nel giardino saraceno che è davvero uno spettacolo di giardino e quindi dovrebbe essere utilizzato molto più spesso, dove c'erano dei ragazzi giovani, Mimmo Flo che si è presentato, Line Hoop, Ruber e Lex. Poi la classica e tradizionale processione nelle vie atellane con il quadro della Santa Madonna, la nostra protettrice, con il complesso bandistico atellano che ci ha guidato mentre percorrevamo le vie del paese, la battaglia dei briganti che è stata favolosa, dove anche io proprio ci ho partecipato proprio perché volevo capire e vedere se anche nella mia età potessi fare una roba del genere ed è riuscita benissimo. C'erano la mia età, ragazzi più piccoli, ragazzi giovanissimi. Poi abbiamo avuto tanti concerti, Roccofiore, Chicago Free, la cover band di Ricchi e Poveri, Antonio da Costa e con un gran finale, Auduci e successivamente i fuochi pirotecnici. Atella Incanto, finita la festa, abbiamo continuato perché vogliamo che Atella rinasca anche in queste attività, cioè dare la possibilità di poter passare delle serate diverse. Grande rodeo show e stiamo preparando ancora delle attività per Natale e le attività per la processione della Madonna del lunedì di Pasquetta. Di tradizione riprenderemo il quadro, riusciremo in processione. Di queste attività dobbiamo ringraziare tutte le associazioni elencate, il Comune di Atella guidato dal commissario straordinario dottor Antonio Incollingo e soprattutto anche tutti gli atellani che con il loro contributo hanno reso possibile la realizzazione di tutte queste attività. Grazie davvero a tutti. Ora passiamo al commissario. Me solo un minuto per salutarvi e darvi il benvenuto e ringraziarvi di questa iniziativa a nome mio personale e della comunità che in questo momento rappresento. Quando mi è stato sottoposto questa iniziativa e il programma non soltanto delle attività sociali che il Comitato ha svolto meritoriamente dall'inizio del mio mandato, insomma, che poi corrisponde quasi all'inizio dell'anno, della stagione primaverile. Per quanto è stato possibile fare con tutte le strutture del Comune, in particolare con il dottor Antonio Cataldo che è sempre pienamente disponibile per ogni iniziativa e che ringrazio ancora per tutta l'attività che svolge, ho dato la mia personale disponibilità a dare qualunque contributo possibile che in quel momento, in questo momento il Comune può permettersi, soprattutto di supporto, di idee, di disponibilità. E allo stesso modo, in particolare, devo dire, quando mi è stato sottoposta l'iniziativa della giornata del contemporaneo, mi si sono aperti gli occhi, perché io credo che queste iniziative culturali siano le attività, le iniziative che
aiutano a far crescere più di ogni altra cosa una comunità, una zona, un'area, una regione, il paese. E quindi mi si sono aperti gli occhi perché dico, ma io posso dare, oltre che il contributo del comune, a svolgere questa iniziativa in questa splendida cornice del Palazzo Saraceno, posso fare anche qualcosa in più, perché sono fortunato ad essere amico, corregionale, concittadino, viviamo praticamente nello stesso paese, del dottor Pietro Campellone, che poi sentirete, è un grande, lui è un medico, è un dermatologo, ha svolto per tanti anni la sua attività professionale, ma insieme a questa attività professionale lui ha l'anima soprattutto ama l'arte contemporanea, è un esperto di arte contemporanea, come vedete anche dai manifesti, è stato direttore di un museo provinciale a Isernia e di altre iniziative innumerevoli, insomma. E allora ho detto, ma io devo chiedere al mio amico se mi fa la cortesia di venire a dare un contributo a questa iniziativa. E così è stato, è venuto, lui ha accettato ben volentieri di offrirsi così spontaneamente a questa giornata, a questa iniziativa. È venuto, ha avuto già qualche contatto perché desiderava conoscere un po' il comune, anche l'ambiente in cui queste opere si calano, sono quasi tutti di Atella, ma insomma c'è qualche artista anche dell'area, e quindi ben venga questo. E allora ho colto questa opportunità e mi fa veramente piacere, lo ringrazio immensamente di questa disponibilità, insieme a tutti quanti gli artisti che sono i principali attori. Io mi fermo qui, lascerei la parola a lui, perché poi ci renderemo conto, insomma, della bellezza delle cose che dirà. Grazie. Tony, ti ringrazio moltissimo, spero di non deludere gli astanti quando mi hai presentato in una maniera magica. Io mi sento già legato ad Atella perché dal mese di maggio accompagno spesso lui nei suoi viaggi qui nel Vulture e ho potuto ammirare questa straordinaria cittadina, ricca, densa di episodi, di livelli storici, di chiese bellissime e sono veramente emozionato ogni volta che vedo apparire le mura, le prime case di questo paese. Ora siamo di fronte a una mostra d'arte contemporanea con 11 esponenti di Atella e con piacere io mi appresterò alla fine del mio discorso ad osservare le opere e a poter esprimere un commento su queste opere, finalizzato comunque, visto che io da 40 anni sto in questo mondo, finalizzato a migliorare, a darvi dei consigli ancora più migliorativi per farvi approdare ad un livello che poi possa meritare altri palcoscenici. Allora, io intanto ho il dovere di farvi una sintesi dell'arte contemporanea per poter poi ricollegarmi a voi, al vostro futuro. E quindi l'arte contemporanea in pratica è iniziata nell'immediato dopoguerra, negli anni 50, in America con l'action painting di Jackson Pollock, di Franz Klein e altri artisti, che venivano da una situazione di guerra, da un periodo bellico che aveva un po' impoverito le coscienze, per cui la fine della guerra fu un momento di esplosione per gli artisti, non soltanto in America ma anche in Europa e altrove, per cui nacque questa corrente artistica che prevedeva la realizzazione del quadro con l'artista
seduto in mezzo alla tela, grandi tele, e con una tecnica di dripping lui lanciava il colore in mezzo al quadro, intorno al posto dove era seduto, per cui quello che veniva fuori era in pratica una tela, un quadro non calcolato, perché spontaneamente l'artista lanciava il colore e venivano fuori comunque dei capolavori. Dopo questa fase nacque la pop art, ripeto, questa corrente di action painting ha avuto un grande successo e gli artisti quotano decine di milioni di dollari. Nacque con Andy Warhol negli anni 60 la pop art, per cui gli animi si erano distesi, il ricordo della guerra era lontano e il mondo si apprestava a interagire in maniera più pacata, e per cui vennero portati alla ribalta tutti i prodotti popolari, cioè pop art, quindi prodotti popolari, bevande, zuppe tipo Campbell Soup, di tutti i generi, di legumi, di carni e quant'altro. E poi l'icona fu la Marilyn, le varie Marilyn di vari colori. Addirittura Andy Warhol inserì nella pop art opere di Mick Jagger, che è ancora l'attuale capo dei Rolling Stone e sembra una persona eterna, perché nel 67 poi fu fermato con un grande carico di droga in America e fu arrestato, e pensavamo tutti che fosse finito, mentre sta meglio oggi di prima. E poi le Liz Taylor, le Jackie, cioè tutte opere che riguardavano la cultura popolare in tutti i settori della vita, addirittura le auto. Io per esempio ho un'opera che rappresenta un maggiolino della Volkswagen, quindi anche auto, incidenti stradali, i crash e quant'altro. E insieme a Andy Warhol ci sono stati anche tanti altri artisti della pop art, come Rauschenberg, come Rosenkist, come Oldenburg, come Tom Segal, che è stato l'unico scultore della pop art. E intanto questa corrente per 15 anni imperversò in tutto il mondo. Quando poi arrivammo negli anni 70, che furono poi gli anni di piombo, non solo per l'Italia, ma anche per la crisi petrolifera in tutto il mondo, ci fu la nascita dell'arte povera un po' in tutto il mondo. E quindi l'arte povera americana e l'arte povera italiana, tedesca, dappertutto erano i poveristi, perché bisognava risparmiare il carburante, c'erano i terroristi e erano momenti tristi, per cui gli artisti usavano tutto materiale di recupero, cioè ferri vecchi, allumini vecchi, legno vecchio, in pratica era il recupero di tutto quello che trovavano magari in una discarica per poter realizzare delle opere d'arte. E loro realizzarono delle opere d'arte molto importanti, addirittura con gli stracci. Da lì nacque la Venere degli stracci di Pistoletto, che comunque costa il suo milione di euro. E questi artisti erano Giulio Paolini, Merz, e anche il grande Boetti, Alighiero Boetti, che poi si trasferì in Afghanistan e realizzò lì i famosi razzi afghani e le tele afghane del mondo, e lavorava con le donne afghane sui telai che loro tessevano questi arazzi, che ora valgono dai 10 ai 20 milioni di euro. Diciamo che ogni cosa che è stata fatta con serietà da questi artisti ha avuto sempre una grande rivalutazione. Dopo questo decennio oscuro, buio, dopo 10 anni la gente non ce la fa più a essere triste, per cui reagisce, e quindi avemmo l'esplosione delle transavanguardie. Vedi, io parlo di avanguardie dei poveristi, avanguardie, transavanguardie, e
anzi, stavo dimenticando la cosa più importante, gli spazialisti, tutte avanguardie in quegli anni. E quindi Lucio Fontana che crea lo spazialismo, quindi prima buca la tela e poi la taglia, e poi lo spazialismo delle tele stroflesse di Enrico Castellani e Alighiero Agostino Bonalumi. E il concetto di tela estroflessa insieme a quello dei buchi delle tele e dei tagli è chiamata arte spaziale, perché il buco e il taglio è il concetto della comunicazione tra il terreno e lo spaziale, al di là della tela. Insomma, avevamo sempre avanguardie, avanguardie. Arrivammo negli anni Ottanta pure lì avanguardie, la transavanguardia di Achille Bonitoliva, ritornammo al colore. E quindi avevamo questi artisti famosi, Clemente, Chia, Paladino, De Maria, Cucchi, in America Schnabel e Sall, che facevano tele coloratissime, bellissime, con figure veramente molto belle, molto colorate, molto vive. Dopodiché arrivarono gli anni Ottanta, ogni decennio si cambiava qualcosa. Arrivammo agli anni 90 e qui cominciò a esserci la svolta. Perché io mi trovavo nel 91 a Prato, al Museo Pecci di Prato, dove fu inaugurata la mostra degli artisti degli anni 90. E in questa mostra erano presenti Stefano Arienti, Maurizio Della Vedova, Cingolani, Marchesani, insomma diversi artisti, e tra questi c'era un artista tranquillo che si chiamava Maurizio Cattelan. Cattelan adesso è il più importante artista che abbiamo in Italia. E cosa fece Cattelan? Fece un quadernino, scrisse la scuola con la Q, è sempre piena di errori. La scuola, cioè, fece un po' l'ironico, il pazzerello, insomma. Vabbè, finì questa mostra, ognuno poi si prese il proprio ruolo, però Cattelan si vedeva che era un fuoriclasse. E così, poi verso andando avanti gli anni 90, fece il Coup de Théâtre, diciamo, fece la Maradonata. E cosa combinò? Alla galleria, in quei giorni io mi trovavo a Bologna per un convegno, cosa combinò Cattelan, che tutti voi conoscete, cosa combinò, quello dei bambini impiccati e quant'altro, cosa combinò? Tenne una mostra alla galleria Neon di Bologna e, d'accordo col gallerista, disse: io voglio fare una performance. E questo gallerista glielo consentì. Allora cosa fece? Scrisse su un cartello appeso al muro della porta di vetro della galleria: torno subito, scrisse. Per cui noi arrivammo lì, era pure freddo, tirava vento, era inverno, e vedemmo tutte le luci accese della galleria con questa scritta "torno subito", per cui cominciammo ad aspettare. E siccome già era abbastanza famoso Cattelan, piano piano arrivava tanta gente. Poi dopo un'ora, perché la mostra era 17:30, dopo un'ora era pieno il piazzaletto davanti alla galleria. Insomma, per farla breve, lui la galleria non si aprì mai e tornò subito, era la mostra. Cioè, un colpo di teatro. Per cui il giorno dopo lui dichiarò ai giornali che aveva preso in giro i fruitori della mostra con quel cartello "torno subito" e non arrivò mai nessuno. E da lì diventò famosissimo in tutto il mondo. Perché un artista già conosciuto che fa una mostra nella prima galleria di Bologna scrivendo "torno subito" e facendo sta due ore la gente là davanti e non aprendo più la galleria, che
la mostra era concettuale, quindi era un messaggio concettuale che lui lanciava. Quindi con la concettualità si è andati avanti. Poi dal 2000, e quindi qui voglio rincuorare gli artisti di Atella, dal 2000 sono sparite le avanguardie. Non ci sono più le avanguardie di tutti gli anni precedenti. Ci sono tutti i battitori liberi. Ognuno è capace di fare quello che vuole, quello che può. E tanti artisti dal nulla diventano famosi e miliardari. Vi posso fare degli esempi. Agli albori del 2000 c'era uno scultore, era un nulla facente, era un impiegato della borsa di New York che ebbe un periodo di crisi la borsa e lui si licenziò e intanto frequentava la proprietaria, siccome era un bellissimo ragazzo, frequentava la proprietaria di una galleria famosa, o meglio, lui si affacciava a vedere le mostre in questa galleria, però era più la gallerista che guardava lui, per cui nacque un amorazzo. Lei si innamorò di sto ragazzo e disse: tu sei troppo bello per non diventare un grande artista. Artista, io non so fare niente, e mo ci penso io. Tu devi diventare l'artista che non tocca l'opera. E allora cominciò a fare una serie di sculture che lui non sapeva fare, ordinate a Canazzei, a Santa Cristina di Val Gardena, dai maestri artigiani che lavoravano in legno, e fece una mostra di sculture. E lui dichiarò, lui non è che disse le aveva fatte lui dichiarò che il progetto e l'idea della scultura era sua, ma lui non era l'esecutore della scultura, perché lui affermò che per non contaminare l'opera l'artista non deve toccarla, e quindi queste sculture le facevano gli artigiani della Val Gardena, e ebbe talmente un successo questo concetto qui, e adesso un'opera sua costa decine di milioni di euro, di dollari. Poi c'è l'ultimo caso che vi cito, è di un artista di Teramo che vive in Belgio, che si chiama Giuseppe Stampone, che si è inventato, lui era uno scultore. E a un certo momento gli viene un'idea per la testa di fare opere d'arte con la penna biro. Quindi lui ha fatto opere d'arte maestose, bellissime, solo con la penna biro. E questo tipo di pittura, questo tipo di espressione ha avuto molto, molto e molto successo. E quindi io voglio dire agli artisti oggi qui che la cosa più importante è tenere sempre il pensiero vivo, acceso, perché non si sa mai, si può sempre avere un'invenzione, un lampo, e l'importante è non essere mai degli epigoni di qualcun altro. L'importante è essere sempre se stessi e non copiare mai nessuno, perché se si copia il tutto si arena immediatamente, perché i critici, il pubblico notano subito se un'opera è stata copiata o meno, se è veramente merito dell'artista aver avuto quell'idea. Per cui abbiate sempre, spremete il talamo, l'ipotalamo, il cervello, per poter avere intuizioni sempre vostre, originali, e non vendetevi mai a nessuno. Io penso di aver raccolto in pochi minuti, insomma, vi ho esposto un po' quello che volevo dire. In pratica, per concludervi, siccome adesso con l'infinità di fiere che ci sono nel mondo, ci sono migliaia di fiere d'arte contemporanea in tutto il mondo, c'è questa
è sparito, non esistono più le accademie, le associazioni, niente, è tutto finito. Ogni artista è un libero battitore e fa da sé. E quindi sentitevi liberi e cercate di esprimere sempre qualche concetto nuovo che si possa poi portare in evidenza di galleristi che sono sempre assetati di vedere qualche opera mai realizzata prima, veramente nuova. E io a tale finalità posso mettermi a disposizione, in quanto in questi 40 anni non solo io mi sono creato una collezione personale di opere d'arte contemporanee, ma per quanto ho conosciuto e conosco tantissimi galleristi che sono sempre assetati di poter contattare un artista di valore e con concetti nuovi e mai espressi prima. Io penso che vi ho spiegato un po' tutto e vi ringrazio e vi saluto con affetto. Benissimo, abbiamo concluso questa breve introduzione e ora potremo proseguire con le pergamene per tutti gli artisti che oggi sono qui. Angelo Cardillo. Stavo sentendo. Marianna Colangelo. Michela Colangelo. Giacomo Delia. Donato Di Biase. Donato Fusco. Salvatore Malvasi. Grazie. Nino Martino. Giuseppe Pallitto. Grazie. Salvatore Tucci. Abbiamo pensato anche dal comune di Atella di dare un omaggio sentito e dovuto al maestro Pietro Campellone. Con i più vivi, al dottor Pietro Campellone, esperto d'arte contemporanea, con i più vivi ringraziamenti del comune di Atella e degli artisti locali per la cura della mostra di opere esposte in occasione della giornata del contemporaneo. Grazie. Girala, falla vedere.